Bene, buon pomeriggio. Allora, oggi... Mi chiederesti la porta, per favore, perché io sono legato. Eh, oggi continuiamo a, a parlare della manipolazione del DOM, che è anche l'ultimo argomento che affrontiamo nel corso. A gennaio eh, avremo poi ancora... Beh, avremo ancora un laboratorio, mercoledì, Avremo ancora un laboratorio a gennaio, l'unico mercoledì che, che ci sarà di, di lezione e, e a gennaio faremo poi ancora una lezione, che non sarà però una lezione vera e propria, ma sarà un'ora a lunedì dedicata a domande e risposte sul tema d'esame, specifiche d'esame che saranno, ve lo ricordo, pubblicate 20 giorni prima ogni appello. Quindi il primo appello sarà il 23. Di gennaio, quindi per eh, come augurio di buon anno avrete le specifiche d'esame di questo, magari un po' prima visto che ci sono le vacanze in mezzo, ma diciamo per fine anno, inizio anno nuovo. Mm? E stessa cosa per il secondo appello e per l'appello di luglio e così via. Mm? Però questo è comunque <coughs> l'ultimo argomento che affrontiamo durante il corso, quindi l'esame sarà ovviamente su tutte cose che abbiamo già visto più questo. Oggi in queste tre ore continuiamo a parlare della manipolazione del DOM, di cui abbiamo iniziato a parlare giovedì, e poi dedichiamo il restante tempo a fare uno-due esercizi. Vediamo quanto tempo abbiamo a disposizione. Allora giovedì, con i pochi fedeli che erano in aula, eh, abbiamo iniziato a parlare di manipolazione del DOM, di trovare nodi, modificare nodi clonare nodi e ci eravamo fermati a come dare uno stile diverso ai nodi tramite javascript e quindi avevamo già visto che esiste una proprietà di ogni nodo, di ogni elemento che si chiama class name che permette di rimpiazzare interamente le classi css collegate al tag html corrispondente e abbiamo detto class name non class perché classe è una parola riservata in JavaScript che rappresenta le classi. Quindi non si può usare, ovviamente, class perché è riservata. E quindi class name viene poi codificato nel class nel, nell'attributo class di HTML. E class name rimpiazza qualunque classe sia collegata a un elemento. Quindi, se un elemento ha già delle classi associate, Class name uguale rimpiazza completamente quello che è associato. Se si vuole invece aggiungere o togliere una singola classe o più classi a quelle già esistenti, bisogna utilizzare classList. Quindi class name rimpiazza tutte le classi. classList vi permette di cambiare la lista delle classi associate a quell'elemento. Quindi elemento qualunque questo sia, punto classlist.add. Col 3 aggiunge alle classi che, che eventualmente già esistono una nuova classe che si chiama Call 3. Remove rimuove la classe eh, se esiste, toggle. Rimuove la classe se esiste. Se non c'è, l'aggiunge. Fa toggle, Appunto. Se c'è l'aggiungo, se c'è la tolgo, se non c'è, l'aggiungo. E contains invece, sempre su class list. Verifica solo se quella classe esiste già associata a quell'elemento. Quindi fa un controllo se quella classe esiste. Se esiste associata a quell'elemento restituisce vero, altrimenti restituisce falso. Quindi se la classe esiste allora faccio qualcos'altro. Ne aggiungo un'altra, faccio un'altra modifica e quant'altro. Serve per verificare condizionalmente se una certa classe è associata a un certo elemento HTML tra le varie classi che ovviamente possono essere associate. Insieme a ClassList esiste anche, e a ClassName per manipolare lo stile, esiste anche Style, che a differenza di ClassList non contiene solo le classi, ma contiene tutte le proprietà CSS associate a quell'elemento e permette anche di impostare proprietà eh, CSS associate a quell'elemento come uno stile in linea. Quindi per esempio element.style.display uguale imposta lo stile di quell'elemento a display uguale Quindi lo, lo nasconde. E in maniera analoga questo getComputedStyle eh, permette di manipolare lo stile, ma non quello solo associato direttamente, ma quello calcolato dal browser. Quindi tenendo conto di eventuali e ereditarietà di eventuali padri che mandano lo stile anche che, che, i cui figli derivano lo stile da. E quando una proprietà HTML usa più parole, tipo background-color, z-index, eccetera, in JavaScript, dato che una variabile, come ricorderete, non è accettabile, una variabile che si chiama background-color in JavaScript, viene automaticamente convertito in camel case, quindi background color con la C maiuscola, z index con la I maiuscola, background image con la I maiuscola. Quindi dovunque voi mettete una proprietà CSS composta da più una parola con un trattino, sparisce il trattino e diventa la lettera maiuscola della seconda parola a disposizione. Questo per qualunque proprietà, sia che uno voglia associarla con lo style, sia che con altro. E questo chiude la manipolazione del DOM, quindi trovare un elemento, eh, eh, modificare un elemento, cambiare lo stile di un elemento e quant'altro. Un'altra eh, un cosa che ci serve, ci interessa, non è solo recuperare un tag eh, dall'albero del DOM della pagina HTML e cambiargli lo stile, cambiargli il colore e quant'altro, o aggiungere un qualcosa a questo albero ma anche gestire gli eventi che sono associati a questo elemento. Quindi io posso avere un tag A e voglio dargli un comportamento diverso ogni volta che quel tag viene cliccato, per esempio. Quindi gestire gli eventi che esistono eh, all'interno di una pagina HTML. Ora, JavaScript, come, come forse ricorderete, ha soprattutto, soprattutto nel browser, ma anche in generale, ha questo mod modello di programmazione basato ad eventi, che tutto può partire, in teoria, da un evento. Quindi succede qualcosa e JavaScript reagisce a questo che succede. Questo è comunissimo e il modo normale di utilizzare JavaScript nel browser, come stiamo facendo noi. Per cui quando un evento, quando succede qualcosa, la pagina si carica, qualcuno fa clic da qualche parte, si scrolla una pagina del mouse, viene, si scrolla una pagina nel browser. Un evento viene generato, questo viene sempre generato dal browser. Quando si fa click si genera un evento di click nel browser. E quando si fa submit di un form si, crea, si genera un evento di submit del form, che viene gestito in molti casi in maniera di default, ma tramite JavaScript si può anche gestire in maniera personalizzata. Quindi si può intercettare quell'evento e dire invece di utilizzare il comportamento di default, se esiste, fai queste altre cose. Qual è il comportamento di default di un click, per esempio? Di un click su un link? Aprirlo. E di un submit di un form, fare il submit del form all'indirizzo indicato nella action nel tag form. Noi potremmo, tramite JavaScript, dire che l'evento, l'azione corrispondente al click su un link è cambiare il colore al, al testo della pagina. Filtrare degli elementi all'interno della pagina. Quindi andiamo a intercettare il comportamento normale e lo andiamo a sostituire con un comportamento ad hoc che vogliamo noi. E, e gli eventi, qualunque tipo di evento, è determinato da due eh, proprietà. Il tipo di evento che viene generato, il click, il load, il submit, sono tutti tipi diversi, che hanno un significato diverso e sono gestiti in maniera diversa, anche, anche in default. E l'elemento che genera l'evento. Io posso essere interessato magari non a tutti i link cliccati che ho nella pagina, magari a uno in particolare e a quello in particolare fare alcune operazioni specifiche. E eh, questo noi comunemente diremmo che è la sorgente dell'evento, quindi l'elemento che scatena, il, che è la sorgente del, dell'evento in considerazione, quindi il tag A che noi clicchiamo è la sorgente dell'evento. In JavaScript questo si chiama target invece che sorgente, però è la sorgente dell'evento, è quello che fa partire l'evento. In JavaScript si chiama solo target, quindi quando troveremo target intenderemo chi ha, a chi vogliamo associare questo evento, a chi vogliamo ascoltare questo evento. E questo ascoltare questo evento significa definire degli event listener delle funzioni che ascoltino per certi eventi su certi elementi e una volta che l'hanno ascoltati, li intercettino e di nuovo facciano quello che ci serve. E noi possiamo aggiungere in JavaScript tutti gli event listener che vogliamo a tutti gli elementi che vogliamo anche allo stesso elemento, anche allo stesso nodo con la funzione add event listener. Allora, nel primo esempio eh, Abbiamo, si aggiunge un event listener a window, quindi all'oggetto globale in generale, nel secondo esempio aggiungiamo un event listener a un link, quello che qui abbiamo chiamato link, che è quell'elemento che ha un id uguale a mylink all'interno della pagina. Quindi all'interno della pagina avremo un elemento che potremmo ipotizzare essere un link, dato il nome, noi andiamo a recuperarlo con getElementByD, quindi questo elemento sarà per esempio a id uguale myLink, href qualcosa. Noi andiamo a prendere quell'elemento tramite myLink, tramite questo getElementByD, e andiamo a salvare l'elemento, come abbiamo visto giovedì, in una variabile. A quel punto, a quella variabile aggiungiamo un event listener che dice che ogni volta che questo tipo di evento viene intercettato su quell'elemento, che quell è l'elemento target, allora facciamo alcune cose, alcune cose che scegliamo noi quali siano. E allora vedete che questo AD event listener ha sempre due proprietà, la prima è il tipo come stringa di evento, load è l'evento di caricamento della pagina, mouse down è quando si preme il bottone del mouse, quindi quando il bottone del mouse va giù, c'è anche mouse up, che è quando il bottone del mouse viene rilasciato, e c'è anche click, che è quando il bottone del mouse viene premuto e rilasciato, quindi l'evento di click. Ma c'è anche l'evento di scroll, quando si scrolla nella pagina, per esempio. E alcuni di questi eventi hanno un comportamento di default, altri, alcuni altri di questi eventi, tipo mouse down, non ha alcun comportamento di default. Quindi, quando si preme un mouse sopra questo eh, quest elemento link, cosa succede? Si passa un oggetto evento al corpo della funzione mh? e in questo caso il corpo della funzione è semplicemente stampo mh? Quale, bottone quale bottone ho premuto. Mh? Quindi, event.button ci dice qual è il bottone del mouse e questo evento è specifico per questo, eh, per questo tipo di evento. Ovviamente un mouse down ha dei bottoni, che sono i bottoni del mouse, il load non ha i bottoni perché non c'è azione da parte della persona. Quindi questo mouse down porta con sé per esempio l'informazione su quale bottone è stato premuto, dove 0 è il bottone sinistro e 2 è il bottone destro. E questo ovviamente è sempre event come lo è qui, ma in questo caso all'interno di event ha alcune proprietà caratteristiche che sono legate al tipo di evento che stiamo trattando. E, oltre a, per esempio, button, ci sono due proprietà in, quel, in quell'oggetto evento, che è il target, che è di nuovo l'elemento specifico che ha eh, originato l'evento, e anche il tipo dell'evento specifico, quello che noi andiamo a intercettare, ovviamente, in codice. E, come potete vedere, in questa, in questa pagina ci sono tantissimi eventi che si possono intercettare dal load della pagina, ma anche il resize della pagina, se la finestra diventa più piccola, è un evento che si può intercettare volendo, e anche i vari focus, quindi quando passo da un campo input a un altro, anche quello è un evento che viene generato. Ci sono tutti gli eventi del mouse, click, doppio click, eh, click destro, mouse over, drag and drop, mouse up, mouse down, eccetera. Ci sono gli eventi della tastiera, Key up è quando si rilascia il tasto, key down è quando si preme un tasto di una tastiera e nell'evento ci sarà scritto quale, per esempio, tasto della tastiera è stato premuto. Ci sono tutti gli eventi del form, eh, ci sono gli eventi HTML5, alcuni li abbiamo accennati, tipo invalid come è stato in un input, e ci sono anche tutta una serie di eventi relativi alle animazioni, l'animazione partita, l'animazione terminata e quant'altro. Questi sono eventi che, se si vogliono intercettare, si possono intercettare creando un event listener come prima, dove cambia è quello che cambia è il primo, la prima stringa inserita qui che identifica qual è il tipo di evento. Noi la maggior parte delle volte probabilmente avremo a che fare con l'evento di click o con l'evento di magari scrittura, quindi un qualche evento della tastiera come key up, key down o key pressed. Quando il tasto viene premuto, nel caso dovessimo scrivere qualcosa, ma anche gli altri sono possibili. <coughs> e come vi dicevo prima, alcuni eventi hanno un comportamento di default, per esempio il submit form, per esempio il link quando viene premuto, e in automatico, indipendentemente da quello che vogliamo fare noi con un event listener, il comportamento di default è quello che vince sempre. Quindi, quando si clicca un link, il comportamento di default è seguire quel link. Quando si fa il submit di un form, il comportamento di default è andare all'altro indirizzo, che è la action in cui viene inserito il form. E questo è quello di default, quindi, indipendentemente da quello che facciamo, viene scatenato questo. E dato che in molti casi, per esempio, nella sottomissione di un form, si va a un'altra pagina, si va a un altro indirizzo. E quindi si abbandona la pagina stessa e il resto del codice JavaScript che scriveremmo non sarebbe poi eseguito perché saremmo andati da un'altra parte, c'è un metodo che si chiama prevent default sull'evento che viene passato all'ad alla event listener, che appunto previene e blocca il comportamento di default. Quindi capite bene che se voi volete prevenire il comportamento di default, e far sì che il form non venga mandato, che il link non venga cliccato, quindi non si vada nell'altra pagina, la prima cosa da fare in un event listener è scrivere prevent default, in modo da evitare il comportamento di default e aggiungere subito dopo il comportamento personalizzato che noi vogliamo ottenere. Quindi questo prevent default se utilizzato, ha senso utilizzato come prima riga all'interno di un event listener. Perché dopo Sarebbe troppo tardi in quanto è la prima cosa, il comportamento di default è la prima cosa che il browser fa. E ci sono poi un po' di eventi che sono relativi al ciclo di vita di una pagina HTML e, come DOM Content Loaded, quando il browser ha caricato tutta la pagina HTML, ma non solo la pagina è caricata, anche il DOM è pronto. Quindi. Non è solo il load di prima, ma è un qualcosina in più. Siamo sicuri in quel momento che il DOM è pronto, quindi si può manipolare il DOM. Prima di quel momento non è detto che il DOM sia pronto, quindi così siamo certi di avere un DOM pronto. E' da notare che quando il DOM è pronto non è detto che le risorse esterne, file CSS, eh, immagini, eccetera, siano state caricate in quel momento, ma il DOM è stato creato dal browser, è pronto per essere navigato e manipolato. <coughs> il load, come dicevo, invece è un momento, è qualcosa che viene dopo del DOM content loaded, quindi non solo la pagina è stata caricata, non solo il DOM è stato eh, creato, ma anche tutte le risorse esterne sono state eh, per quella singola pagina recuperate. E c'è anche un eh, Due, due eventi che non sono totalmente affidabili, eh, che sono il before unload e unload, cioè due eventi che cercano di capire quando la persona sta per lasciare, before unload, o ha lasciato la pagina, quindi ha chiuso il tab. Ora, come capire, immaginerete, non sono totalmente reliable, perché nel momento in cui io lascio la pagina, quella pagina non c'è più, quindi JavaScript non ha detto che continua a, eseguir a eseguirsi, e prima di lasciarla non è detto che ci sia davvero un momento, un qualcosa che mi fa scatenare il prima di lasciarla, il prima di chiudere il tab, o il prima di chiudere l'intera finestra del browser. Quindi esistono come eventi, non ci si può fare troppo affidamento per, per il loro funzionamento. Ecco poi, ci sono alcuni eventi, ci sono molti eventi che sono. One shot, il click, io clicco e poi, quando ho finito di cliccare, l'evento è finito. Premo un tasto alla tastiera, una volta che ho premuto il tasto, l'evento è finito. Ci sono però altri eventi che, che per natura sono potenzialmente continui: lo scrolling, io posso scrollare per un po' di tempo e ogni volta che mi muovo nella pagina, un evento di scrolling è generato. Il mouse move, cioè ogni volta che muovo il mouse mi posso muovere il mouse per un po' di tempo e tutte le volte questo evento viene generato in continuazione. E questi eventi forniscono, per esempio, coordinate all'interno della pagina, dello spazio della pagina, e quindi volendo da questi eventi uno può tracciare i movimenti della persona, i movimenti del mouse. E, però se uno continua a aggiungere, appena disponibile un evento e far qualcosa, ovviamente la pagina dopo un po' si sì, diventa lenta e si blocca perché immaginate il mouse move ogni volta che il mouse si muove ogni, ogni millisecondo che il mouse si muove ovviamente questo scatena un evento fa delle cose poi ne scatena un altro eccetera 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 allora nel caso voi vi serviste e vi servisse eh, utilizzare questi eventi che sono continui quello che si fa in pratica è eh, cercare di aggiungere un timeout quindi un qualcosa <coughs> che dica prendo questo evento, processo l'evento solo una volta ogni tot secondi, tot millisecondi. Primo perché non vi serve tanto un livello di eh, precisione al millisecondo o meno. Secondo perché non volete appunto rallentare la pagina eccessivamente. Quindi nel momento in cui prendete quell'evento ogni 100 millisecondi eh, probabilmente è sufficiente per fare la maggior parte delle operazioni. Quindi, questi sono 100 millisecondi, ma potrebbe anche essere un secondo o un tempo più ampio in base a quello che uno ha bisogno di fare. Onde evitare di bloccare la pagina perché voi state continuamente processando i dati che arrivano da un evento insieme a tutto quello che la pagina, ovviamente, sta già facendo per conto suo. E collegati a questi, vi ricordo che esistono anche degli eventi sul form che si possono intercettare nello stesso modo come input, change, copia, incolla, taglia, focus, quando appunto si va in un campo di input, blur, quando si perde il focus da quel campo, da quel bottone e quant'altro, o invalid, quando ci sono dei campi che non sono validi. Questi si possono tutti intercettare in JavaScript e ehm, decidere cosa fare. Per esempio, eh, nel, in questo esempio qui, Cosa succede? Cosa facciamo qui? Ricordate cosa facciamo qui? Cosa fa questo query selector? Chi c'era giovedì o che o chi ha visto il video, chi lo sapeva per, per altro modo? Cosa fa questo query selector? Qualcosa, qualcosa lo farà, ma in particolare. Cosa fa un query selector senza, senza leggere quello che c'è nella parentesi? Dillo forte. Mm, no. Qua, qua Il CSS c'entra, però non prende dal CSS. Document.querySelector. QuerySelector, Queryselector è, un, è, una proprietà del, è una funzione del, di document. Document è? Cos'è document? è l'intero documento rappresentato dal DOM, sì, della pagina che state vedendo, quindi Query Selector è un qualcosa che si applica alla pagina, al DOM della pagina. Cosa sarà mai Query Selector? Seleziona il primo elemento che trova nel DOM compatibile con quello che Seleziona il primo elemento mh? compatibile, Query Selector è singolare mh? e non ha niente. Query Selector seleziona, query su un selettore il selettore del CSS, quindi nello stesso modo che useremmo nel CSS, seleziono, quindi vado a recuperare il primo elemento che risponde a questo selettore. Ora, se in questo selettore ci fosse scritto A, cosa andremo a prendere? Il primo link. Se ci fosse scritto cancelletto qualcosa, cosa andremo a prendere? il tag che ha quell'id qualcosa perché cancelletto indica l'id no e stessa cosa punto qualcosa andremo a prendere la prima classe che ha che si chiama qualcosa all'interno del dom qui cosa andiamo a fare <coughs> cos'è questo selettore cosa seleziona questo il primo il primo input di tipo testo all'interno del documento. Dato che il documento nel nostro caso è solo quello, il primo input di testo, che è anche l'unico, è quello che abbiamo. Quindi qui potete mettere qualunque selettore CSS che voi potete utilizzare nel CSS, ma per recuperare le informazioni all'interno del DOM. Quindi questo recupera praticamente questo input type text. Poi a questo input type text gli aggiungiamo un event listener. Ascolta quale, che ascolta quale evento, ascolta l'evento di input, quindi quando si inserisce qualcosa nel testo, e ogni volta che quindi si inserisce qualcosa, lui ci stamperà con sol la lettera che abbiamo inserito. Quindi uno, se scriviamo ciao, si ci stamperà prima c, poi c, poi, ci", ci", poi ciao e poi ciao. Ogni volta che aggiungiamo una lettera, l'input cambia, quindi il valore di questo campo e change è quando invece il valore che è cambiato dalla volta precedente, quindi le eventuali aggiunte o rimozioni che sono state fatte in quel campo, mm? sempre sul testo, sempre sullo stesso eh, campo di input che abbiamo selezionato. Allora vedete che qui abbiamo lo stesso campo di input con due event listener associati, di due input diversi. Quindi quello che succede è quando questo viene, eh, quando si, si, si clicca qui, Ecco, se quello fosse un vero form, io clicco qui col mouse, quale evento scateno? L'abbiamo detto nella slide precedente. Se io clicco qui in questo campo, l'evento di focus, che in questo caso viene ignorato, perché non abbiamo un event listener sul focus, no? E il browser mostra il suo comportamento di default per il focus, che è? Lo evidenzio, sì, lo illumino, lo evidenzio, dipende dal browser. A quel punto ho l'input qui, inizio a scrivere, quando inizio a scrivere qualcosa, entrambi questi, prima uno, poi l'altro, questi event listener vengono scatenati, vengono eseguiti, mm. e l'input ogni volta che inserisco qualcosa, il change invece quando <coughs> appunto il valore che è cambiato dalla volta precedente. Quindi in maniera molto simile si comporteranno ma non identica. Anche l'evento di submit del form si... Può intercettare se si volesse gestire il form senza mandarlo, o prima di mandarlo, o mandandolo in maniera diversa al server. Quindi il comportamento di default di un form qual è? Che io, come dicevamo prima, invio il form al server all'indirizzo che risponde a una posta, a una put, eh, eh, dell'indirizzo di action hm, che indico nell'action, nella path che indico in action. Ecco, se io volessi fare diversamente, o volessi avere un metodo che il form tag non mi supporta, noi abbiamo detto che il tag form supporta quali metodi http? Post, poi, put, ancora uno, che è quello di default che non usiamo, e get. Però mettiamo che io voglio usare la delete, che non è un metodo che supporta, o la patch, che assolutamente non è un metodo che supporta. Se volessi farlo non posso farlo col metodo normale del form perché non funzionerebbe, ma posso intercettare l'evento tramite JavaScript, prevenire il comportamento di default, quindi impedire che il form venga sottomesso e poi in JavaScript andare a fare, è possibile, noi non vedremo come, ma andare a fare... Un invio delle informazioni dal client al server, perché vi ricordo che tutto questo è nel client, quindi gira sul browser della persona che sta visitando il vostro sito, la vostra applicazione. Fare un invio di, tramite HTTP del contenuto del form su, per esempio, il metodo, utilizzando il metodo che scegliamo noi. O facendo delle validazioni, facendo delle modifiche al form, su un altro indirizzo che non è quello di action. A questo punto qua siamo in codice, quindi qua possiamo fare virtualmente quello che vogliamo. Allora, giusto per, per completezza, questo mandare a server è una funzione HTML5 e JavaScript che si chiama fetch, che noi non vedremo, ma si chiama fetch. Fetch è un metodo che permette di mandare le informazioni dal client al server, in maniera analoga a quello che il browser fa già di suo di default, ma questo è possibile fare in maniera programmatica e in JavaScript. Quindi noi potremmo prevenire i comportamenti di default e qui invece di console.log fare una fetch a un certo indirizzo con un certo metactp col contenuto del form. Magari prima facciamo un po' di validazione del form, verifichiamo che alcuni campi, facciamo un'ulteriore validazione lato client-side del form se vogliamo. Quindi qui possiamo eh, gestire per esempio il form in maniera più personalizzata e personale se volessimo. Ok? Ora proviamo a, a fare un esempio barra esercizio su questo, così rivediamo anche qui il selector e quant'altro. Anzi, prima rivediamoli un attimino qui, tanto sono tutti in un'unica pagina. E vediamo due cose, tanto sono qua in un'unica pagina. Allora, giusto per ricordarci, questi sono... I metodi per trovare oggetti nel DOM, tra cui c'è il query selector che trova il primo, ma c'è anche un query selector all che troverà. Tutti all, e poi ci sono le loro versioni più specifiche e più vecchie, anche che sono i getElement qualcosa. Quindi, getElementByID cosa farà? Senza leggere anche. Sì, più forte. Prende quel nodo con quell'id e quel value è una stringa. E get elements by tag name. Get elements by tag name. Prende tutti gli elementi che hanno quel tag div, p, a tutti quelli che hanno la pagina. Eh, perché getElementsByD è singolare invece? Perché ce ne dovrebbe essere solo uno nella pagina, sì, esatto. Quindi ce ne deve essere uno solo, voi potete metterne più di uno, ma tanto il browser legge solo il primo. Quindi ce ne deve essere uno solo, quindi per forza è singolare. Eh, GetElementsByGlassName prende tutti gli elementi che hanno una certa classe. Mm? Questi sono gli equivalenti di questi due metodi qui sotto. Mm? Questi sono più specifici, questo prende solo un elemento con quell'id, questo prende solo i tag, questo prende solo la classe. Questi due prendono qualunque cosa che abbia un selettore che gli permette di essere recuperato, inclusi id, tag e class name, ovviamente. Sono equivalenti, sono solo più, sono più moderni e più generici, ma funzionano, se vi serve un id, se vi serve un tag, se vi serve una classe, funzionano in maniera Identica e l'altro che guardiamo, giusto per non perché poi ci serve. <coughs> vabbè, si possono anche creare quelle per trovare. Si possono anche creare elementi e nodi di testo, con create element, eccetera, e poi dopo averli creati. L'ho detto l'altra volta, ma fatemelo ripetere. Dopo averli creati, bisogna inserirli nel DOM. Quindi noi creiamo un elemento. Questo elemento viene creato, viene messo in memoria, ma non va nella pagina finché noi non lo inseriamo esplicitamente. E come dicevo giovedì, questo è uno degli errori più tipici. Creare un qualcosa ma non inserirlo nella pagina. E meravigliarsi che non si veda. Quindi si può inserire con, per esempio, append child o si può inserire con uno di questi altri metodi. Di nuovo, append child, insert before, eh, inser append child aggiunge subito dopo, insert before aggiunge subito prima un certo nodo, replace rimpiazza e poi ci sono <coughs> i suoi equivalenti che non funzionano solo sugli elementi, ma anche sui nodi, e possono anche applicarsi a più di un nodo, che sono append, prepend, before, after e replace with, dove in questo disegnino si vede cosa vuol dire append, quindi se noi facciamo l'append su. Eh, ol andrà inserito in fondo alla lista, un prepend all'inizio della lista, before prima dell'ol, e after dopo il tag ol. Quindi non nella lista, ma al di fuori. E eccetera. Ok? E, e ci sono poi, perché li useremo, anche metodi per lavorare direttamente con l'html come stringa, di HTML valido, come innerHTML che prende o imposta l'HTML di un certo elemento, e i suoi modi per di nuovo inserire un eventuale elemento HTML da qualche parte con insert adiacent che può avere varie proprietà before begin, after begin e before end after end, che funzionano in maniera analoga prima. Quindi before end come l'append, after begin è come prepend after-end è come l'after e before-begin è come il before, ma, sempre sull'OL in questo esempio, ma loro lavorano su frammenti di HTML. Quindi lì in una stringa andremo a scrivere minore a href uguale, eccetera. Quindi proprio parti di HTML. <coughs> Mentre questi sono nodi. Quindi noi andremo a creare un elemento lo metteremo in una variabile, aggiungeremo una classe, aggiungeremo del testo e poi una volta che abbiamo creato l'oggetto in JavaScript lo andremo a inserire in modo che apparirà in questo modo riportato nella slide. Quindi questo che è stato creato qui, un div con queste due classi e questo testo interno verrà rappresentato una volta inserito come minore div, eccetera, eccetera. Ok? <coughs> Domande? Allora, detto questo, proviamo a fare, non proviamo, facciamo un esercizio. Fatemelo copiare qui e fatemelo aprire con Vesa Studio Code. Allora, il primo esercizio che facciamo è puramente un esercizio di manipolazione del DOM senza Flask, senza Python. Quindi lavoriamo interamente nel client, come facevamo a inizio corso, quando lavoravamo con HTML e CSS. Il secondo esercizio invece proviamo a mettere alcune di quelle cose all'interno di Flask per vedere come, dove vanno messe e come facciamo. Allora, fatemi cambiare il tema. Fatemi mettere tutto a tutto schermo e fatemi aprire. La pagina HTML e ingrandire questo. Allora, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo una pagina HTML che abbiamo aperto facendo doppio clic sull'HTML come facevamo nei vecchi tempi. Questa pagina che cos'ha? Che cos'ha al suo interno? Mm? Ha un form, sì, e poi? Prima del form? Un header, quello blu? O no? Sì, e dopo l'eder. In mezzo tra le forme lettera che cos'ha? Ha un paragrafo e poi. Un link. Ok, e poi <ride> quello: data, esame, crediti. cosa Cos'è secondo voi quella? Una, una tabella. Una tabella. Mm? Quindi ha una tabella. C'è un paragrafo di testo che descrive cosa fa la pagina. Allora, cosa c'è anche scritto? La tabella, che adesso è vuota, riassume i miei esami non tutti ovviamente, ma ne, ne avrà un po'. Adesso è vuota. E poi si sì, ha anche un campo volendo per aggiungere un altro esame, ma lasciamo perdere in questo momento l'aggiunta. Allora, noi quello che... Quindi questa è la pagina HTML, che è vuota. Ora, guardiamo il JavaScript. Il JavaScript ha un oggetto, una funzione, che si chiama esame, che ha... Eh, cinque proprietà. Il codice dell'esame, il nome dell'esame, i crediti dell'esame, la data in cui è stato sostenuto l'esame e il voto dell'esame. E questo oggetto <coughs> è poi contenuto in una lista di esami che dice che gli esami che questa persona ha superato sono <coughs> Analisi Matematica 1, 10 crediti, superato il 1 febbraio 2021 con 28. Chimica, 8 crediti, 15 febbraio 2021 con 21. E poi informatica, 8 crediti, superato il 6 febbraio 2021 con 30. Quindi questa persona fittizia ha superato questi tre esami. E in questa università fittizia dove non ci sono le lodi, quindi il voto massimo è 30. E poi questa eh, funzione che si chiama ExamList ha ah, questa lista e anche un metodo che si chiama getAll che semplicemente restituisce la lista. Quindi noi vorremmo mettere questi nella tabella. Quindi noi abbiamo una, un array di oggetti in JavaScript e vogliamo scrivere qualcosa qua dentro affinché quegli esami lì finiscano in quella tabella, nell'ordine in cui le cose appaiono in quella tabella, quindi prima la data, poi il nome dell'esame, poi i crediti, poi il voto e poi vabbè, le azioni. Ora, se noi andiamo a leggere questo, che è il testo dell'esercizio, ci dice che noi vogliamo fare due cose. Uno caricare la lista di esami nella tabella, e in aggiunta a quelle informazioni nella colonna azioni vogliamo anche avere un bottone rosso per rimuovere un esame dalla tabella. Quindi avremo il nostro esame, poi volendo c'è una X rossa per togliere l'intera riga, che è l'esercizio 2, il secondo pezzo dell'esercizio quindi nel primo voglio aggiungere tutto poi una volta che ho aggiunto non mi piace il voto di informatica rimuovo informatica e lo devo rifare quindi voglio aggiungere questa possibilità di rimuovere quindi questo è quello che vogliamo fare con la manipolazione del DOM ora se noi andiamo a vedere okay, qual è la prima cosa che dobbiamo fare Noi dobbiamo andare a riempire una tabella. ok? Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è... La tabella ce l'abbiamo già. Se noi guardiamo l'HTML, vediamo che abbiamo già, con, con bootstrap, quindi cose già note, che abbiamo già una tabella, che ha un header, che è data, esame, crediti, eccetera. Ha un t-body, che è il corpo della tabella dove noi dovremmo andare ad aggiungere le cose. E questo corpo della tabella ha un ID, che si chiama exam table, e poi ha quel, quella che abbiamo chiamato un form, che non è proprio un form, ma, diciamo, ha quegli input all'interno della, della tabella, eh, che sono questi, questa riga qua. Quindi questa è una tabella vuota con una riga. Noi vorremmo, prima di questa riga, possibilmente aggiungerci gli esami. Quindi, se dovessimo farlo, se dovessimo prendere questa tabella su un pezzo di carta, questo file su un pezzo di carta e andarci a scrivere incollare delle cose cosa faremo per prima cosa? o anche senza pezzo di carta ma in codice ma qual è la prima cosa che dovremmo fare? Mm? creiamo la riga ok sì ehm. Creiamo la riga, prima riga, Ok, in parallela crea la riga, poi cosa dobbiamo fare? Prendo il t body Prendo il t cioè vado a deci decidere dove metto quella riga, no? Perché ovviamente la dovrò mettere qui quella riga, no? No, la dovrò mettere qui o qui, quindi. Sì, dobbiamo creare una riga alla volta, sicuramente, e ma anche andare a dire dove poi voglio andarla a mettere. Quindi torniamo nel nostro file JavaScript, quindi qui abbiamo un main che prende la lista degli esami, lo riempie con questi tre esami che sono scritti qui, <coughs> prende la lista, la mette in una variabile e poi chiama questa funzione che serve per riempire la tabella. Quindi la prima cosa, abbiamo detto, è prendere il tbody. Come lo prendiamo il tbody? Cosa scrivo qui? Posso scrivere const exam table. Se scrivo query selector basta, non va bene. Document. Punto query selector. De che? L'id. Quindi dentro una stringa l'id era... dove ha finito exam table punto virgola Questo è equivalente a scrivere ovviamente const exam table uguale document.get exam table Queste due righe per questa operazione sono identiche fanno la stessa cosa dove ripeto la differenza è che qui bisogna inserire un selettore css mentre qui si aspetta un valore che è già un id quindi non c'è bisogno di inserire cancelletto o quant'altro però le due righe sono identiche poi dobbiamo come diceva lui creare la riga quante righe dobbiamo creare? 3 generalizzando un pochino okay. n quindi cosa scriviamo qui? cioè dobbiamo mm? Avremo, immaginiamo di avere una, um, una funzione che si chiama create uh, table row mm? ci basta chiamarla una volta sola? questa funzione? no, quante volte dobbiamo chiamarla? n volte quindi? For. for? For cosa? Così ripassiamo anche un po' di JavaScript. For? Cioè. Questo è un array, è una lista. Quindi i uguale a zero quindi, è di uh, list component quella. quella. Eh, sì, è exams, in questo caso si chiama. E di, di, di. Mm. Se volessimo usare un metodo un po' più moderno di i uguale a 0, questo è un array, potremmo usare, vabbè, è giusto. Mm? Let e of exams. Let e of exams. O magari potremmo dire let exam of exams, così abbiamo un nome un pochino più utilizzabile, invece che i. E, mm, e of... Mm? ovviamente of non in perché questo è un array mm? quindi per iterare su una lista su un array eh, of in JavaScript questo potrebbe essere anche const in realtà non cambia niente perché tanto dobbiamo solo passarlo all'altro metodo quindi qui passiamo exam che si preoccuperà di creare mm? eh, chiamiamola examL per dire elemento dell'esame Ok, poi abbiamo una funzione che adesso scriveremo che crea la tabella, la riga. Quindi chiamiamola function, create. Il valore di exam qui dentro non cambierà. Verrà ricreato. E Verrà ri... questo è un oggetto, quindi non è un problema. Exam è un oggetto. Non può essere? Non può essere? Però si può usare qui. Perché lui non la ridichiara, la, la riempie alla seconda volta. E, eh, stavamo scrivendo eh, exam row exam. Ok, qui scriveremo qualcosa. Return. Dopo che l'abbiamo creata, cosa abbiamo detto che bisogna fare? Dobbiamo aggiungerla al DOM. Quindi, cosa scriviamo secondo voi? Exam table, che è questo qui che vi ricordo prima, punto. Abbiamo creato una riga. Abbiamo il contenuto qui, dove dobbiamo aggiungerla? Come facciamo ad aggiungerla? append, prepend append append child append 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 examel ok? Ora dobbiamo creare la riga. Allora per creare la riga ci sono, eh, diciamo così, il modo classico, che è lungo, è lento, e il modo veloce. Eh, partiamo col modo classico. Allora, cosa dobbiamo creare per creare una riga di una tabella? Quando voi dovete fare una tabella in HTML, cosa dovete creare? Se voi voleste aggiungere una riga qui, cosa scrivereste? TR, TR. poi? Chiuso TR, poi? No, TH no perché l'ader l'abbiamo già, questo è il body. TD, il contenuto del TD, un altro TD, il contenuto del TD, eccetera. Ora questo è quello che dobbiamo fare anche noi in JavaScript a mano. Quindi, prima di tutto dobbiamo... Creare un tr. Quindi const tr uguale. Vi ricordate come si crea un elemento? Abbiamo detto. Document. Punto. Create element. Che elemento dobbiamo creare? Abbiamo detto un tr e notate, ho chiamato anche la variabile nello stesso modo, così ci viene più, più più facile ricordarci che cosa dobbiamo fare. Abbiamo il TR. Poi cosa dobbiamo creare? Il TD, ma quale TD? Perché qui ce ne sono 1 2 3 5 TD. Il primo è quello della data. Ok? Quindi const TD, chiamiamolo TDDate, così ci ricordiamo che è il TD a cui va inserita la data. Poi, document. document.createElement, sì, di nuovo, perché dobbiamo creare un tag, un elemento, createElement e questa volta TD. Poi, Cosa dobbiamo mettere in, questo, in questa cella? La data. Quindi? Td date. Punto. Inner text. Perché andiamo ad aggiungere il testo? Il testo. Che cosa aggiungere come testo? non day punto qui non abbiamo qui abbiamo già la data che è un oggetto djs quindi non ci serve ricrearlo quindi quando abbiamo inserito 2021 2.15 lui ha memorizzato un oggetto di tipo djs con tutte le proprietà relative a quella data quindi qui abbiamo un oggetto djs cosa dobbiamo scrivere date non è sufficiente Exam.date perché stiamo creando la data di un singolo esame no? quindi exam.date e poi se vogliamo formattarlo in maniera testuale è solo stringa e non recuperarci l'intero oggetto. E in DTGS scriviamo format e la modalità di formattazione. Quindi, per esempio, y, y, y quattro volte, quindi prima l'anno, meno mese mese, meno giorno giorno, questo formatta la data nel formato Anno meno mese meno giorno. Poi cosa dobbiamo fare? Abbiamo creato il TD. Giusto? Adesso? Il secondo TD. Sì? Sicuramente a un certo punto dovremo creare il secondo TD che sarà nome, credo. e poi lo scriviamo ma cosa ci serve anche? dobbiamo aggiungere il td al tr perché in html il td il td sta dentro un tr noi abbiamo creato l'elemento tr abbiamo creato l'elemento td ma non abbiamo detto qual è la relazione tra i due quindi dobbiamo dire che il td deve andare dentro al tr che abbiamo creato a questo TR che abbiamo creato, non a questo che c'è nella pagina HTML, non a un altro TR qualunque, ma a quello che abbiamo appena creato. Quindi qui cosa scriviamo? Come aggiungiamo un elemento al DOM? TR.append o append child, usiamo append child per cambiare, td date. Quindi cosa vogliamo aggiungere al TR. Ora, questo è il metodo classico e vi dicevo che c'è un metodo più veloce, perché questo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare esattamente questa stessa cosa per ogni cella della tabella. Quindi fatemi fare copia e incolla. E poi cambiamo i nomi. Quindi qui sarà TD name, che sarà l'esame. Quindi, sempre un elemento di tipo TD. Sempre l'inner text. Cosa ci mettiamo qui invece della data? Nell'inner text. exam.name. Exam a codice, nome, crediti, data e voto. A noi serve data, nome, crediti, voto. Il codice non ci serve. Ok, quindi aggiungiamo il TD, l'abbiamo aggiunto di nuovo al TR, copia e incolla, cosa ci serve adesso? I crediti, quindi TD credits, TD credits, TD credits, l'inner text dei crediti è exam.credits. Quindi data, nome, crediti, ci manca il voto. Quindi ancora una volta copia e incolla. Td score. E il cui inner text eh, sarà exam.score. Ok. E poi ci manca la colonnazione, ma vediamo intanto se funziona questo. Allora, facciamo un refresh di questa pagina. E c'è qualcosa che non va, direi. Oh, certo, return TR, se no non possiamo aggiungerlo, giustamente. Ok. E il risultato che volevamo? Le cose sono giuste nel loro posto, però avevamo detto che noi lo volevamo prima di questo campo di aggiunta, non dopo. Questo dovrebbe stare in fondo, non all'inizio, questo, questo questa serie di input. Quindi come lo sistemiamo? Se questo vogliamo metterlo in fondo, ma questo c'è già nella pagina, quindi non è che possiamo spostarlo, non potremmo spostarlo. O meglio, è più comodo non spostarlo, è più comodo aggiungere queste cose non in fondo ma all'inizio. Quindi per aggiungere all'inizio come faremmo? Prepend. allora se mettiamo prepend invece che append qual è l'effetto collaterale di prepend però? che sì adesso è finito in fondo ma sono in ordine inverso rispetto a quello che avevamo gli esami sono in ordine inverso rispetto a quello che avevamo nel, nella lista cioè prima avevamo analisi, analisi matematica 1 poi chimica poi informatica invece in questo caso li abbiamo in un altro ordine perché lui appende sempre all'inizio. Quindi, prima appende analisi 1, poi prima di analisi 1 mette chimica, poi prima di chimica mette informatica. Però accontentiamoci di questo. Tanto quello che probabilmente a noi interesserebbe sarà magari più la data che non un ordine di fittizio di esami in una lista, che non erano neanche ordinati per data perché prima c'era il primo febbraio, poi c'era il 15 febbraio, poi c'era il 6, quindi era un ordine già casuale. Ok, aggiungiamo le azioni. Quindi torniamo qui, come aggiungiamo l'azione? Quindi vogliamo aggiungere un bottone nella tabella, quindi simile a questo più, ma... Rosso nelle righe corrispondenti. E questo più se ne va a vedere è un bottone di classe BTN, BTN Success con un più al suo interno. Cosa dobbiamo fare? Aggiungiamo un altro TD. Quindi facciamo copia e incolla di questo perché tanto buona parte delle cose saranno uguali. Questo chiamiamolo TD action, perché la colonna si chiama azioni. Ecco qui, non avremo un inner text, perché non avremo testo. Dobbiamo metterci un bottone. Quindi? 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 potremmo fare in HTML, se volessimo farlo in, continuarlo nel modo, come hai detto, classico, cosa dovremmo fare? Dovremmo fare, fare document.createElementButton, poi aggiungerci le classi, poi aggiungerci un inner text, poi appendere il bottone alla TDAction e poi appendere la TDAction alla TR. Ok, quindi dovremmo scrivere const button uguale document, per continuare nello stesso modo in cui abbiamo sempre fatto finora. Create element button, poi button.classname uguale btn, btn danger, perché è rosso. E poi button.inar text uguale x e poi td action.append button. E poi td action viene appesa a tr. Quindi dovremmo fare una cosa del genere. Vediamo se l'abbiamo fatta. Ok. Se volessimo metterci anche un ID a questo bottone, come facciamo? Cosa scriveremmo? Se volessimo aggiungere un ID al bottone. Se volessimo aggiungere un attributo id al bottone, non possiamo farlo tramite JavaScript o possiamo farlo? Prima domanda. Possiamo farlo o no? Opinioni. Possiamo aggiungere un id a un bottone? Sì o no? In HTML possiamo aggiungere un id e un bottone? Sì, ok. Se sì, possiamo fare in HTML, perché non dovremmo poterlo fare in JavaScript? Nessun motivo. Quindi, dato che possiamo farlo anche in JavaScript, come lo faremmo secondo voi? Come abbiamo aggiunto una classe? Cosa abbiamo scritto per aggiungere una classe? Batto un punto name E se volessimo aggiungere un id, cosa potremmo mai scrivere? Batto un punto id. quindi ogni attributo in HTML diventa un punto qualcosa sull'elemento. Dipende che cosa ci scriviamo dopo l'uguale. Cosa ci scriviamo dopo l'uguale? Certo, se qui ci scriviamo. 5 avremo sempre lo stesso D e non va bene. Quindi che cosa usiamo come ID per questo bottone? In modo che sia diverso per ogni riga. Abbiamo qualcosa che è univoco per ogni esame? No. Il nome, però ci mettiamo come ID, del, de, id di un bottone il nome intero del corso. Siamo un po' lunghino. Cioè introduzione alle applicazioni web. Come id mi sembra non tanto adatto. È vero, è univoco. Auspicabilmente oh, il codice, il codice è anche un numerico, alfanumerico, quindi va già meglio. Mm? Quindi per esempio, e dove l'abbiamo il codice? Exam.code. Poi se volessimo metterlo più simile a, a un ID potremmo per esempio scrivere ehm, exam meno e concatenarci l'exam code per esempio quindi questo diventerà exam meno 16ACF exam meno 15AHM ma anche, exam code, anche solo l'exam code va bene però qui possiamo mettere un qualcosa che abbia sicuramente una parte che deve cambiare per ogni riga perché se no non può essere un id quindi l'exam code è sicuramente univoco ok aggiorniamo Qui ovviamente visivamente non cambia niente, ma se andiamo a ispezionare l'elemento dovremmo vedere che adesso il bottone ha come D, in questo caso 14bhd che è il codice di informatica, credo. Sì. Ok. Ora invece di scrivere questa... Allora questo come vi dicevo prima, qua manca il punto e virgola, come vi dicevo prima è il metodo, diciamo così, classico, che è molto eh, anche error prone, perché dovete ricordarvi di creare un elemento, aggiungerlo, poi aggiungerlo, poi riaggiungerlo da un'altra parte, eccetera, un mucchio di copia e incolla in corso. e, e Dopo la pausa vediamo il metodo invece un pochino più, un po' meno classico e un po molto più corto di codice da, da scrivere per fare la stessa cosa. Facciamo una ventina di minuti di pausa e poi riprendiamo.